Assolutamente collaborativo con gli organi inquirenti. Ovviamente sul contenuto non vi possiamo riferire nulla. Al momento in cui scriviamo resta ancora avvolto nel mistero il movente che ha spinto un ragazzo di 21 anni, Giovanni Antonio De Marco, a compiere un duplice omicidio terrificante. Il fermo è stato convalidato, il fermo gli è stata applicata la misura cautelare. Nell'interrogatorio durato circa 2 ore di ieri, forse i magistrati che lo hanno ascoltato ha rivelato motivazioni particolari a noi ancora ora sconosciute. Il ragazzo è ancora molto scosso, soltanto questo posso dirvi, nient'altro. Cosa l'ha spinto a fare questo gesto? Questo vorrebbe entrare nel merito dell'interrogatorio e non possiamo farlo. Antonio è stato l'ultimo inquilino, poi questa casa doveva essere il nido di Daniele ed Eleonora, che proprio la sera che hanno perso la vita avevano deciso di andare a convivere ufficialmente. Quali problemi sono scaturiti dalla convivenza di Antonio e i due ragazzi uccisi? Perché con tanta rabbia lo studente infermiere colpisce? Cosa lo ha portato a pianificare l'omicidio con crudeltà, premeditazione e sadismo? Belli, giovani, innamorati della vita felice. Su queste domande gli avvocati per il momento ancora non hanno rilasciato nessuna dichiarazione. È sempre stato attivo, ha ricordato tutto, ha raccontato tutti i fatti. Questo è sempre merito dell'interrogatorio e non vi posso rispondere. Introverso, taciturno, pochi amici, una vita solitaria, forse vissuta solo nella sua interiorità, sin da bambino poche volte, visto per strada a giocare con gli altri ragazzi. Riservato, silenzioso, non era legato affettivamente a nessuno, nessun precedente penale, mai un problema regolare negli studi e a quanto pare non faceva uso di sostanze stupefacenti. Ma allora che cosa gli è successo? Allora Vittorio, il percorso del killer, vai, parti. Noi partiamo e nel frattempo Eleonora, mentre vi facciamo vedere che cosa è successo quella sera del 21, che lui sale queste scale, lo ricordiamo, è stato l'ultimo coinquilino dei due ragazzi, aveva le chiavi ed è entrato in casa. Ora, man mano che vi diamo la soggettiva delle scale fino ad arrivare all'appartamento, vi leggiamo stralcio dell'interrogatorio di ieri. Sono andato a trovare Daniele ed Eleonora, convinto di trovarli entrambi. Quando sono entrati in casa, i due erano seduti in cucina. Ho incontrato Daniele nel corridoio, il quale si è spaventato perché avevo il passamontagna, dopo che aveva avuto una colluttazione con lui. Li ho uccisi. Quando ho colpito, lui ha cercato di aprire la porta per scappare. Ho ucciso prima lei e poi ho colpito nuovamente Daniele, dopo aver lottato con loro. Sono andato via senza scappare perché non avevo fiato. Il passamontagna mi è stato sfilato da Daniele, il quale poi mi ha riconosciuto. Ho sentito gridare Andrea. Loro non hanno mai pronunciato il mio nome. Indossavo dei guanti, che poi si sono strappati, perdendone forse uno solo o un frammento. Dopo aver colpito il gesto, sono tornato a casa mia, in via Fleming, ho dormito fino alla mattina successiva. Scusate, ma a me manca il fiato, perché è veramente una cosa inquietante, allucinante. La porta è questa, lui aveva le chiavi, aveva vissuto con questi ragazzi, non c'era stato mai nessuno screzio e invece costruisce completamente una storia allucinante. I testi dei bigliettini, ne hai letto uno, dei bigliettini tra l'altro hanno portato appunto immediatamente sulle tracce dell'assassino, sono stati ritrovati nel piazzale mentre scappava. Lui era convinto di fare una sorta di omicidio perfetto, invece ha commesso molti errori. È stato visto dalle telecamere, anche se si era fatto un piano con le telecamere, è stato visto, i carabinieri sono riusciti a ricostruire tutto il percorso, ma quello che inquieta tanto sono i bigliettini. Scendi alla fermata, attraversi, riattraversi in diagonale poco prima del bar in via Veneto, c'è il condominio a destra, a fine strada attento di fronte, passare velocemente sul muro alto a sinistra, poi un altro bigliettino, pulizia, lei, acqua bollente, canteggina, lui, acqua bollente, canteggina, poco prima, uscire, soda, insomma, ce ne sono altri, anche a ripeterli è difficile. Tra l'altro qui è stato trovato il fodero del coltello con cui ha colpito profondamente i due ragazzi. Il fodero è di 29 centimetri, è un coltello da cacciatore che ha comprato giorni prima. Quindi ieri ha fatto abbastanza luce su tutto questo inferno
che ha costruito. Allora, e dopo, Vittorio, in questi 9 minuti, sì, se n'è andato tranquillamente. Lo ripetiamo, non correva perché gli mancava il fiato, e a raccontare questa storia manca il fiato. Giovanni, allora ecco, queste sono le carte, il secondo bigliettino, come ha letto prima il nostro Vittorio Introcaso, c'era scritto appunto della candeggina con il quale avrebbe ripulito tutta la scena del crimine. Poco prima di uscire, Soda, sul quarto bigliettino invece, dice nastrare le dita, prendere i guanti, coprire la testa e poi giù di lì, tipo parla di queste fascette e di tutto quello che avrebbe dovuto fare per torturare questi due ragazzi. Dice di Gian Antonio, ci si trova davanti a un quadro psichico insomma importante, e nessuno forse se n'era mai accorto che questo ragazzo probabilmente da bambino era già, no? Bravi, era già da bambino, era già così. Ecco, come non ci si fa ad accorgere di un elemento di questo genere? Giovanni. Buongiorno Eleonora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Fascette, lascia senza tortura. Parole, lascia senza parole quello che naturalmente è accaduto. Io non sono uno psicologo, non sono uno psichiatra, però voglio dire una cosa che era emersa subito nella tua trasmissione quando il giorno dopo l'accaduto, che è una violenza senza precedenti di una coppia che si amava, che non aveva scheletri nell'armadio, che non aveva posizioni in qualche modo sospese con alcuno, e quindi questo faceva effetto perché non si poteva capire che cosa fosse realmente accaduto. Poi l'abbiamo scoperto. Allora io voglio dire che secondo me, butto un elemento di dibattito, abbiamo un bravissimo, grandissimo psichiatra in studio, un momento di dibattito è questo: ma noi quando andiamo a leggere gli odiatori nella rete, non siamo di fronte, chiaramente non hanno commesso nessun tipo di delitto, ma un sistema e di una cultura che fa dell'odio quasi una linfa certe volte per riuscire a campare, di persone profondamente infelici che però trovano in una nuova cultura la modalità dove l'odio diventa non semplicemente uno strumento, ma diventa quasi una droga per poter sopravvivere alle proprie infelicità. Adesso io non vi ripeto, ho buttato lì una cosa, magari è inadeguata, magari non è giusta, però mi fa effetto perché è come se ci fosse culturalmente un passaggio, un salto di scala di violenza immotivata, senza nessun tipo di motivo, come spesso, diversa perché non ci sono dei delitti, avviene in rete, dove persone sconosciute si nascondono dietro dei nickname e insultano violentemente chiunque in qualche modo rappresenti ciò che loro magari vorrebbero essere. Sì. Sandra, buongiorno. Antonella Piperno, ci abbiamo Vittorio Introcaso. Vittorio si sta spostando, comunque avrebbe confermato, non solo avrebbe confermato tutto, ma anche i particolari macabri di come avrebbe ucciso questi due ragazzi. Ecco, quella vendetta, l'ho scritto sul post, no? Tutto per vendetta. Io, ecco. Certo, lui chiaramente era invidioso, geloso della felicità di questi ragazzi. È curioso come un ragazzo bello come lui, no, con un viso attraente, non riuscisse ad avere una storia anche lui d'amore, magari era solo desiderio d'amore. Io ricordo che gli antichi dicevano che gli dèi erano gelosi della felicità degli uomini. E che quindi la felicità era un sentimento da tenere nascosto. Ecco, in questo caso c'è un ragazzo appunto che è invidioso della felicità di queste due meravigliose persone che si amano, che sono felici, sono serene, hanno trovato un equilibrio vero nella vita. Lui non riesce a tutto questo, è un asociale, non riesce a comunicare con gli altri, non riesce ad avere una ragazza probabilmente, ed invidia tutto questo. Perciò cosa fa? Elimina il motivo della sua infelicità, cioè questi due ragazzi, e lo fa con una lucida follia, perché poi lo racconta nei minimi particolari, con freddezza, con sicurezza,
ti spaventa, no? Perché non sente pentimento e non sente nemmeno il male terribile che lui ha fatto, non è consapevole. Cioè lui racconta questo fatto come ha eliminato il suo problema uccidendo due persone innocenti. Io penso alla mamma di quel ragazzo, al padre, deve essere terribile, anche perché forse uno si sente un po' responsabile, non ha capito che il figlio aveva bisogno di essere aiutato, di essere incoraggiato a frequentare gli altri, magari di cercare di portare degli amici a casa, qualche ragazza, così, per aiutarlo, perché lui tutto sommato era un ragazzo che aveva bisogno di uscire da se stesso, di essere una persona normale come gli altri. Non ci riesce, ecco, e fa la cosa peggiore che si possa fare. Ecco, di Gian Antonio, è un po' impopolare, no? Vedere dagli occhi del carnefice quella vita che poi lui invece è andato a distruggere rispetto sia a Eleonora che al suo compagno. Ecco, però ci fa comprendere quale fosse la situazione in cui lui vivesse, certo, no? Assolutamente, e poi leggendo le note che sono state diffuse nei giorni scorsi, la relazione tra il padrone di casa e la sua fidanzata è andata diventando sempre più seria e sempre più intensa quando l'assassino aveva affittato la casa dove vivevano insieme. Abbiamo sentito che la ragazza aveva dei disagi nel continuare ad avere questa persona dentro casa, tant'è vero che quando i due hanno deciso di convivere in un modo definitivo, lei ha chiesto al suo compagno, dico, ma sai, questa presenza inquietante forse è bene che noi la risolviamo, forse è bene che lui si trovi un'altra situazione. E chi capisce le sottigliezze, questa presenza così ingombrante, così strana, questo ragazzo che non aveva la fidanzata, che non aveva un rapporto con altri, che era una presenza silenziosa, ingombrante dentro questa casa, a un certo punto è stato messo alla porta. Cercati un altro luogo. C'è Vittorio che dice qualche cosa. Allora